Il mio punto di partenza era un po' il logo del convegno, questo Einstein. Sostanzialmente oggi partirò da qui e vi parlerò di varie cose. Vi parlerò un po' brevemente della relatività generale e grazie al primo intervento, diciamo, tanti concetti sono già stati introdotti per caso, insomma, non ci siamo coordinati, quindi bene così. E poi vi parlerò un po' del mio lavoro, che è la cosmologia. Allora, che cos'è la cosmologia? Non è la cosmetologia, come qualcuno mi ha detto, quindi non è lo studio delle creme di bellezza, ma è la scienza che ha come oggetto di studio l'universo nel suo insieme. Okay? Quindi come è nato, come si evolve, okay? Queste cose qua. Vi parlerò in particolare di come si è arrivati al modello che descrive il nostro universo, il cosiddetto Big Bang. E vi parlerò della prova sperimentale che ha, diciamo, la più forte che abbiamo avuto e che ci ha permesso di credere a questo modello e di svilupparlo fino, diciamo, allo stato di questo modello oggi, che è molto complicato, ma cercherò di parlarvene un po' con le mani, spero di riuscirci. E infine vi parlerò un po' di come è complesso interpretare queste osservazioni, perché l'universo è veramente un gran casino se si guarda. Non parleremo di astronomia, anche perché non so una mazza di pianeti, queste cose. Quindi, se avete domande sui pianeti, non sono io l'uomo questo. Allora, iniziamo con un piccolo excursus storico, diciamo, che è il seguente. Allora, nel 1905 Einstein formula la sua teoria della relatività speciale e come abbiamo visto nel primo intervento, uno dei grandi concetti che esce da questa teoria è che lo spazio e il tempo sono una cosa unica, non possiamo scindere queste due entità. E grazie all'introduzione di questo concetto, si è riusciti a, diciamo, incorporare un fatto sperimentale che non si riusciva a capire, il fatto che, la luce ha sempre la stessa velocità, anche se io mi muovo su un treno, Alice, come abbiamo visto prima, accendo la lampadina e misuro la velocità della mia luce, la misuro un certo valore e il tizio che sta alla stazione la misura uguale. Questa è una cosa molto, diciamo, un punto molto importante perché, come sappiamo, dalla fisica classica, se io mi muovo su un oggetto che è in movimento, la mia velocità totale rispetto a persona che sta fermo è la somma di queste due velocità. Se il treno va a 50 km all'ora, io mi muovo a 10 km sul treno, se io sto fermo alla stazione, vedo la persona che si sposta a 60 km/h rispetto a me. E grazie a questo fatto, appunto, abbiamo potuto generalizzare un po' questa idea di Galileo, che viene da Galileo, per cui tutti gli osservatori che si muovono a velocità costante o fermi uno rispetto all'altro misurano e percepiscono le leggi della fisica nello stesso modo. Però, diciamo, questa cosa andava un po' generalizzata, perché se questi osservatori, le varie persone che fanno gli esperimenti, si muovono uno rispetto all'altro con un moto accelerato, secondo le leggi della fisica classica, non sono propriamente equivalenti. E quindi Einstein, guidato da quest'idea che bisogna essere tutti, insomma, che la fisica vale dappertutto, formula la sua relatività generale, che è qualcosa di mai visto prima. Se possiamo dire che nel 1905 ha messo insieme tante idee che circolavano all'epoca, questa roba qua, e di cui questa è l'equazione, è una cosa senza precedenti e introduce un concetto rivoluzionario, che è il seguente. Allora, l'equazione, vabbè, non ci soffermiamo sui dettagli, ma quello che sta a destra, in particolare, ci dice che la materia, l'energia, cioè qualunque forma di energia va a modificare il suddetto spazio-tempo di cui abbiamo parlato prima, e la modificazione di questo spazio-tempo, la distorsione, crea quella che comunemente pensiamo e percepiamo come la gravità, che già Newton ci aveva spiegato, che è vero, una cosa che viene da lontano, ma lui, come dire, cambia la prospettiva su queste cose introducendo questo concetto. Non in tanti gli credono all'inizio, però si inizia a testare questa teoria con delle osservazioni. E quale campo migliore per testare questa teoria se non lo spazio? Uno dei grandi successi
della fisica classica era la spiegazione del moto dei pianeti, che come sappiamo si muovono tutti su orbite più o meno ellittiche, ok? Però c'era un grande problema, diciamo all'epoca, perché i dati ci dicevano che se guardiamo al pianeta più vicino, che è Mercurio, questo ragazzo qua, ha un'orbita strana, perché il suo ellisse non è sempre uguale, è come se girasse un po' nel tempo, ok? Mi fa un'orbita un po' così, bizzarra, e non si riusciva a capire perché. E se usiamo le equazioni di Einstein, questa cosa la riusciamo a spiegare. Quindi questo fu uno dei primi grandi successi della sua teoria. Però una delle cose più incredibili che questa teoria fa è di spiegarci e proporci dei nuovi fenomeni assolutamente controintuitivi, come abbiamo visto nel primo intervento, no? E uno di questi fenomeni è il seguente. Supponiamo di avere una stella, che è qui. Noi siamo sulla Terra e osserviamo con il cannocchiale, okay? Una stella lontana. E come sapete, se guardiamo il cielo in vari periodi dell'anno, diciamo, non è che le stelle stanno sempre nella stessa direzione, no? A seconda delle stagioni si mettono in posizioni diverse del cielo. E Einstein ci dice che se noi, per esempio, abbiamo una stella lontana che passa vicino a una sorgente di un campo gravitazionale, quindi a una massa molto grossa, la traiettoria della luce viene deviata, si sposta, lo spazio-tempo si deforma e questa luce fa un giro un po' più strano. Allora, cioè questa cosa è molto strana. Allora c'era un signore a Cambridge, questo signore qua, il signor Arthur Eddington, che nel 1919 ha un'idea. Come possiamo fare a verificare questa cosa? Perché, per esempio, se prendiamo l'esempio del Sole, quando c'è il Sole non vediamo le stelle. Quindi come facciamo? Allora guardò un po' la meccanica dei corpi celesti e vide che quell'anno lì era prevista un'eclissi di Sole totale, che si poteva vedere da vari posti intorno all'equatore. Allora che cosa dice? Bene, chiama un suo amico e gli dice: senti, facciamo questa spedizione, portiamo due telescopi, uno qua in Sud America e uno a Sao Tomé, su un'isola, posto remoto, non ci sono luci che ci disturbano molto molto, e cerchiamo di misurare questa cosa, perché quando la Luna passa davanti al Sole non vediamo più il Sole. E quindi l'idea di base era dire: noi misuriamo dove sta una stella quando è un po' lontana dal Sole, e quando siamo in una situazione in cui la stessa stella è un po' dietro al Sole e ci passa la Luna davanti, dovremmo vederla, e dovremmo vederla in una posizione spostata. Okay? E questo sostanzialmente è quello che vide. Allora, questa è un'esagerazione delle lastre del telescopio di Eddington. Vide che questa la posizione della stella più esterna qua, era quando la osservava, diciamo, era la sua lastra fotografica quando la stella era lontana dal Sole. E in coincidenza dell'eclisse, tutte queste stelle si spostano verso l'interno. Okay? Questa è come se avesse un'immagine sfalsata, ed è quello che vedete qui, ed è sostanzialmente l'effetto che vi ho descritto adesso. E fa questo fantastico grafico, misura dalla distanza dal Sole la deviazione apparente di queste stelle. E la linea nera qua era quello che ci diceva la teoria di Einstein. Quindi molto, per la precisione dell'epoca, un risultato straordinario. E questa misura diede notorietà alla teoria di Einstein, lo fece diventare un superstar da social network, diremmo oggi. Prima nessuno era conosciuto, ma non così tanto. Quindi fu un risultato enorme. Quindi tutte queste cose strane che Einstein ci diceva iniziavano a essere misurate, con la precisione ovviamente dell'epoca. Qua si parla del 1919, di gente che ha portato un telescopio precisissimo a spalla in mezzo al nulla e ha fatto misure, quindi sorgenti di errore molto alte. Ok. Poi, questo 1919. Poi c'è da dire un'altra cosa. Intorno agli stessi anni, gli astronomi
si divertivano a cercare di capire come misurare le distanze degli oggetti. Okay. Vedevamo delle robe in cielo, non sappiamo se erano vicine, lontane, rispetto a noi, eccetera, eccetera. Allora, questo signore qua, che si chiama Edwin Hubble, aveva un telescopio molto preciso sul Monte Wilson in California e spese tantissimi anni a cercare di mettere a punto delle tecniche per misurare queste distanze degli oggetti. In particolare divenne campione nella misura delle distanze usando le stelle Cefeide, che sono questi oggetti qua. Perché sono particolari? Nel 1908 l'astronoma, grandissima astronoma, Henrietta Lewis, capì che queste stelle sono particolari perché hanno delle pulsazioni, cioè tendono un po' a oscillare, non sono sempre grandi uguali, alle volte diventano un po' più grandi e un po' più piccole, con dei periodi di circa 2 settimane. Okay. Ogni 2 settimane ritornavano a essere più o meno uguali e poi si ingrandivano, si rimpicciolivano. E misurando queste variazioni riuscì a stabilirne la luminosità totale di queste stelle. Come dire, beh, vedo che questa lampadina diventa più o meno grossa e so dire se è da 100 watt o 200 watt, che so dire, no? E una volta che sai quanto è luminosa la tua lampadina, il concetto di base per misurare la distanza usando questi oggetti è il seguente: io ho una lampadina, so quanto misura, io sono qua, se il mio amico si mette lì la vedo molto luminosa, se invece è molto lontano la vedo molto meno luminosa. E quindi è stato possibile, se noi identifichiamo le stelle Cefeidi nelle galassie vicine o lontane, possiamo ricostruire la distanza, perché possiamo dire questa è una lampadina da 100 watt, siccome la vedo come una lampadina da 2 watt, so quant'è la distanza. Questa è l'idea di base. E divenne un campione di questa cosa e scoprì che se noi guardiamo la distanza, diciamo le galassie distanti, più queste galassie sono distanti, più sembrano spostarsi in modo veloce, allontanandosi rispetto a noi. Quindi l'universo non è una roba fissa, sempre uguale, sembra espandersi. Okay? E questa è la sua immagine del suo articolo, dove qualcuno, qualche studente quasi diletta con la geometria analitica, insomma, ci fa passare una bella retta in mezzo, più o meno, e chiama la pendenza di questa cosa la costante di Hubble, okay? Che ci dà un'idea di quanto veloce l'universo si sta espandendo. Questa roba era una roba sconvolgente. Perché? Perché la gente al tempo di Einstein, e Einstein in primis, pensava che questa cosa fosse una... diciamo che l'universo fosse statico, e cercò di spiegare questa cosa usando le sue equazioni, ma non ci riuscì, perché un universo così era molto complicato da ottenere matematicamente, e quindi suppose che ci dovesse essere un termine in più, una controgravità, che bilanciasse l'effetto della gravità e rendesse stabile l'universo. Però, qualche anno dopo, nel 1925, questi due signori in maniera indipendenti, Alexander Friedman e Lemaître, che era un prete, trovarono una soluzione dell'equazione di Einstein che era fatta in questo modo. C'era un termine qua che hanno identificato come la costante di Hubble e che ci dice che l'universo si espande in base alla sua densità di energia e alla geometria globale di questo universo. Questo è un po' un concetto astruso e nella misura moderna questa roba qua è uguale a zero. Però l'idea di base è che si può utilizzare la teoria di Einstein per predire un universo in espansione. Incredibile. Questa cosa spiegava anche un altro fatto, un paradosso, che è il seguente: perché il cielo è scuro? È pieno di stelle? E la ragione è seguente: quando voi sentite per esempio una sirena dell'ambulanza arrivare, okay, la sentite che cambia un po' il suono, mentre si avvicina, e poi diventa un suono un po' più grave mentre si allontana, quello che si chiama effetto Doppler. E questa espansione sostanzialmente fa la stessa cosa con la luce visibile: cambia la lunghezza d'onda della luce, ok? E la fa diventare più rossa quando si allontana ed esce
per gli oggetti molto lontani, esce dall'intervallo di frequenza dove possiamo misurare e vedere la luce. Se vediamo un esempio, se abbiamo una palla blu e una palla gialla, quando si avvicina la percepiamo più blu e quando si allontana tende ad essere più rossa. Se parte. Okay. Questo è il concetto del cambio di colore, se volete. Una cosa abbastanza semplice. E quindi c'era qualcosa di bello e di assolutamente interessante continuare a investigare questa cosa, però c'era un problema teorico che era il seguente: se l'universo continua a espandersi e noi siamo dentro il pallone, non è che lo vediamo da fuori, se andiamo indietro nel tempo tutto era più vicino, tutto era più compresso, okay? E all'istante zero, se volete, doveva essere un atomo primordiale caldissimo. Perché caldissimo? Immaginate di essere in una stazione, no? Che il vostro universo sia, non so, la stazione centrale a Milano, piena di gente, e man mano la gente, voi siete su un treno, e tutti devono prendere quel treno lì, man mano che la gente entra nel treno e tutto diventa più compatto, fa un caldo cane. È un po' la stessa idea. E da qui il caro Lemaître, il famoso prete di prima, no, questa idea di modello di Big Bang, universo primordiale, molto denso, molto caldo, che era un'idea rivoluzionaria e osteggiata da tutti i fisici maggiori dell'epoca, perché dicevano, beh, lei ci dice questo perché è un prete e allora pensa alla creazione. Lui non era d'accordo su questa cosa e il futuro, come dire, ci dimostrò che aveva ragione. Però per testare, diciamo, un'idea bisogna fare delle misure, perché siamo fisici, okay, quindi non crediamo alle idee di base così. Ed era difficile testare queste idee, al di là delle misure di Hubble, che erano comunque, insomma, complicate, non c'erano altre idee. E la scoperta fondamentale che definì, diciamo, una volta per tutte, che il nostro universo si evolve, si muove, si espande secondo la teoria del Big Bang, fu fatta nel 1964 da questi due signori, Pearson e Wilson, che hanno preso il premio Nobel. Per caso? Perché per caso? Stavano testando questa antenna, un'antenna radio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stato un grandissimo sviluppo della tecnologia dei radar per varie cose, e dopo la guerra gli astronomi cercavano di usare queste tecnologie per misurare dei segnali dal cielo, per vedere qualcosa. Iniziarono a scoprire delle galassie che si vedevano solo usando queste antenne radio, e loro ne stavano testando una particolarmente nuova, potente, e misuravano appunto il cielo alla ricerca di segnali. Trovavano un eccesso nelle loro misure che non sapevano cos'era, e dicevano, ma cosa sarà, cosa non sarà. Entrano dentro questo buco enorme di antenna e trovano il nido di un piccione. Allora hanno detto, vabbè, ok, era il piccione, togliamo il piccione, e trovano un altro eccesso di rumore, che come loro lo chiamano, un qualcosa che non riescono a spiegare, che però non è dovuto al piccione, è dovuto al cielo. In particolare, due signori, Gamow e Alpher, avevano predetto che se noi partiamo da un universo caldo e denso, a un certo punto ci deve essere un'emissione di una luce molto forte, e vi dirò tra un attimo che cos'è, che permea tutto l'universo, perché riflette il fatto che tutto l'universo era molto denso. Quindi c'era molta luce, e che mentre l'universo si espande cambia la frequenza, e oggi non è più visibile, come abbiamo visto prima c'è più scuro, e in particolare predicono che questa radiazione dovrà restare vagamente nelle lunghezze d'onda che questi signori stavano guardando, e doveva avere una temperatura cosiddetta, cioè doveva rappresentarci l'informazione di un universo equivalente a una temperatura di 3 gradi Kelvin,
meno 270 gradi. E questi signori chiamano l'Università di Princeton, gli amici, i colleghi che conoscevano, che stavano cercando di fare delle misure di questo tipo, gli dicono: no, abbiamo questa cosa. E dopo un po' di analisi trovarono che tutta questa emissione sul cielo, questo è tutto il cielo se volete, questo uovo di Pasqua qua, era permeato da questa radiazione detta di fondo cosmico a microonde, perché è quella la frequenza dove la vedevano. Questa roba che si intravede qua è la Via Lattea, è una proiezione strana. Quindi qua immaginate che noi siamo più o meno qua, ecco. Questo è il centro della nostra galassia. Ed era completamente uniforme su tutto il cielo, incredibile. E molti anni dopo, un'altra misura fondamentale fu questa, di questo strumento chiamato FIRAS, che fece che cosa? Cercò di misurare questa luce nelle microonde, diciamo, nelle microonde che avevano visto Benson e Wilson, in funzione della frequenza, e vedere se cambiava, se era un po' più forte usando le onde radio piuttosto che usando le microonde, piuttosto che usando qualcos'altro. E trovarono che si comportava secondo una famosa legge detta di corpo nero, che i fisici usano per descrivere i sistemi che sono in equilibrio alla stessa temperatura, e quindi validava l'idea che abbiamo visto prima in cui tutto fosse vicino e caldo. E ad oggi in laboratorio non è possibile produrre una sorgente di corpo nero, una roba che ha un'intensità che varia con la frequenza in questo modo, più precisa di quella che è stata misurata nel cielo, che credo sia l'unico caso esistente. Ecco. Quindi questi furono dei pilastri fondamentali che ci fecero dire: ok, questo è il modello che ci interessa ed è quello che descrive la natura. Però c'erano altri problemi, per esempio, perché la luce qua è uguale a quella che c'è qua? Perché tutto il cielo è uguale? Ripeto, lasciate stare qua che è una schifezza che contamina le misure. E sapendo che Einstein ci dice che la velocità della luce è finita, se due punti nell'universo stanno più lontani di un certo tot, l'universo ha una vita finita, circa 14 miliardi, ha un'età di circa 14 miliardi, in un tempo finito, se io sto più lontano di una certa distanza, non posso comunicare con il mio vicino che sta dall'altra parte dell'universo. Okay. Quindi non c'è motivo per cui lui e lui misurino la stessa luce diffusa del fondo cosmico. Okay. Tenendo anche conto del fatto che se noi guardiamo il cielo oggi, non è tutto uguale. Non è costante, non vediamo una luce diffusa. Questa è una mappa di tutte le galassie che più o meno abbiamo visto fino ad oggi, in funzione della distanza da noi. Se facciamo uno zoom, vediamo che il cielo è fatto così. Cioè, ci sono tanti puntini, tante galassie, tante stelle e in mezzo è tutto buio. Quindi non è così. Come siamo passati da così durante il Big Bang, poco dopo, all'universo che è così? Questi erano dei grandi problemi che la fisica non riusciva a spiegare. E un'idea ce l'hanno data negli anni 80, svariati fisici, principalmente russi, e l'idea era la seguente: tralasciate le scritte in inglese che distraggono, ma l'idea di base era la seguente. Partiamo dal Big Bang. Okay. Noi siamo qui e con le misure di Hubble abbiamo visto che l'universo si espande abbastanza linearmente, molto, non ha una forma strana, insomma è piuttosto lento. E se usiamo questa, se diciamo che okay, è sempre stata così, non riusciamo a spiegarci perché universo è uguale in queste direzioni che non possono aver mai parlato tra di loro. Allora l'idea dei fisici fu questa: se noi abbiamo nell'universo primordiale, proprio
un miliardesimo di secondo dopo il Big Bang. Un'espansione che è esponenziale, rapidissima, okay? Più veloce della luce, possiamo dire. Questi problemi si risolvono perché c'è stato un cambiamento delle leggi della fisica molto rapido, per cui tutte le cose che erano vicine si parlavano, in un istante non si parlano più, però una volta erano tutte vicine. E durante questa espansione accelerata, che chiamano inflazione, che non ha niente a che vedere con i prezzi, possiamo risolvere questi problemi. Perché le cose sono uguali, guardando due direzioni molto diverse, e anche perché vediamo oggi le galassie, cioè quel cielo molto frammentario che vediamo oggi. Perché? Perché durante questa fase di espansione si formano anche delle perturbazioni di densità, ok? Tutto quello che sembra super omogeneo in realtà non lo è, e ci sono delle zone dove invece di essere da soli, non so, siamo con un amico, ci sono delle piccole variazioni della distribuzione della materia che poi col tempo cresce grazie alla gravità, quello più grosso tira un altro, e iniziamo a formare gli oggetti, le stelle, le galassie, e le vediamo così oggi per questo motivo. Ma ci devono essere state delle variazioni di questa luce intensa. E siccome all'epoca, quando tutto è caldo, tutto è vicino, tutto si comporta nello stesso modo, dovremmo vedere delle differenze di intensità anche in queste emissioni uniformi che vediamo nel cielo. E praticamente negli ultimi 30 anni, direi, gli astrofisici hanno cercato di fare questo tipo di misure e ci siamo riusciti. E queste differenze di intensità nella radiazione del fondo cosmico sono di circa un milionesimo, ok? Una roba microscopica. Il primo fu il satellite COBE negli anni 90. Quindi queste chiazze un po' più scure sono un milionesimo, una variazione di un milionesimo rispetto a tutta quella roba che vi ho dato prima. Ma fu negli anni 2000, all'inizio, che un altro satellite, chiamato WMAP, iniziò a vedere le cose ancora più precisamente. Quindi quello che sembra uniforme a un occhio molto attento non lo è. E qui vedete che iniziamo a avere delle cose un po' più forti, un po' più dense, un po' meno dense, che sono praticamente i semi, se volete, da cui poi cresceranno le galassie, perché queste perturbazioni di intensità nella luce sono anche le perturbazioni di densità in tutta la materia dell'universo. Quest'anno, negli ultimi anni, abbiamo affinato ancora questo tipo di misure grazie a uno strumento incredibile che si chiama Planck, di cui l'Italia è stato uno dei due partner fondamentali, voi non lo sapete, ma hanno prodotto delle misure incredibili. Spero che qualcuno lo sappia, ma non è stato pubblicizzato molto sui giornali. E questo satellite, sostanzialmente, che è questo oggetto qua, ha degli occhi sensibilissimi ed è posizionato in un punto molto lontano da noi, qualche milione di chilometri, per essere più lontano possibile da ogni contaminazione della Terra. Ed ha girato per un po' di anni, ha guardato il cielo, cercando di misurare le stesse cose che abbiamo misurato prima, dagli anni 60 in poi, ma con una precisione che non potrà essere migliorata in futuro. Okay. E questo ha girato, e ci ha consegnato la mappa del cielo nelle microonde, che ora vedrete. Se vi ricordate quella modifica, quella roba strana nel centro che si vedeva nell'immagine degli anni 60, ecco, da degli occhi molto precisi si vede così. Questa è la nostra galassia. E dietro, lontano, diciamo,
quando la nostra galassia non è più molto forte, riusciamo già a vedere queste fluttuazioni di intensità. Okay. Però con delle misure così precise, se vogliamo studiarle, dobbiamo capire i dati, perché questa emissione della galassia non ci interessa, noi vogliamo vedere quello che c'è dietro. Allora, come facciamo? Facciamo nel seguente modo. Gli occhi di Planck funzionano a differenti frequenze e grazie al fatto che funzionano a differenti frequenze possiamo individuare le diverse emissioni della galassia che variano con la frequenza e pulirle. Qua abbiamo tolto tutte le galassie che emettono nelle onde radio. Qua quello che si chiama il sincrotrone, che è una luce prodotta dagli elettroni che girano liberi nella galassia. Poi c'è l'emissione della polvere galattica, dei piccoli grani di molecole, metalli, silicio, carbonio, che emettono e inquinano le nostre misure. E alla fine, dopo tutto questo lavoro, che nessun esperimento prima è riuscito a fare con questo livello di precisione, rimaniamo con con quell'immagine fantastica delle fluttuazioni. E come le analizziamo? Come facciamo a capire il modello del Big Bang guardando queste fluttuazioni? Usiamo una cosa che si chiama lo spettro di potenza angolare. Che cos'è? Una parola bruttissima. Che vuol dire in modo statistico. Come diceva Laplace, la statistica è il buon senso applicato al calcolo. Quindi, se noi non sappiamo niente, vogliamo vedere un po' come varia questa roba nel cielo, diciamo, bene, prendiamo, non so, un quadrato di 3 gradi per 3 gradi. Calcoliamo in media quanto è forte la luce lì. Ne prendiamo un altro uguale da un'altra parte, vediamo in media quanto è forte la luce lì. E quindi riusciamo a ricostruire come varia la luce prendendo dei pezzi di cielo sempre più piccoli, facendo una media tra tutti quanti. E alla fine tiriamo fuori questa curva qui, che è lo spettro di potenza angolare. Allora, qua, scusate, qua è partito prima del tempo. Vabbè. Perché queste oscillazioni? E che cosa ci dicono queste oscillazioni? Queste oscillazioni, qua vedete quel pezzo di quadrato di cielo, la taglia, se prendiamo un pezzo di 90, un quadrato di 90 gradi di lato, di 2 gradi, eccetera, e questa è l'intensità della luce mediata su tutti questi quadrati. Queste oscillazioni ci danno informazioni incredibili su cosa succedeva all'epoca. Cioè, quando tutto era vicino, i fotoni che possono essere approssimati a delle palline, come ho visto nel video prima, la materia era tutta insieme e tutti si urtavano, c'erano un sacco di collisioni. E questa cosa generava due meccanismi. La gravità che tendeva a raccattare tutta la materia insieme e i fotoni, la luce, che faceva una pressione e diceva no, allontanatevi, mi spingeva via. Questi effetti generavano delle onde nell'universo primordiale, come le onde del mare. E il fatto che noi vediamo questo spettro con le oscillazioni ci dice al momento dell'emissione di questi fotoni in che fase queste oscillazioni erano, se uno era sul picco o uno era sul punto più basso. E questa forma particolare, di fatto, ci dice tutte le componenti che ci sono nel nostro universo e come influenzano la dinamica di questa oscillazione. Guardando quella forma lì, possiamo dire, siccome conosciamo gli effetti di tutte queste componenti, di che cosa è fatto l'universo. È un salto politico, ma di fatto abbiamo capito che c'è poca roba che conosciamo, circa il 5%. Il 5% sono le galassie, le stelle, i pianeti, noi, che sappiamo come funzionano. Il resto
è una materia cosiddetta oscura, sappiamo che fa della gravità ma non sappiamo vederla, e il resto è questa energia oscura che ci dice praticamente che il nostro universo sta accelerando ora come ora, e la possiamo modellizzare come la vecchia costante cosmologica di Einstein che aveva messo per far quadrare i conti di come gli doveva, come gli piaceva lui. Ecco qua, sappiamo che c'è una costante, anche se tutto il resto si occupa molto. Mi concluderò brevemente perché sono un po' in ritardo. Cosa resta da fare adesso di questa luce per migliorare le conoscenze del nostro universo? Cosa stanno facendo gli esperimenti adesso, visto che abbiamo detto che dopo queste misure di Planck non si potrà più migliorare la precisione? È guardare la polarizzazione di questa luce. Cos'è la polarizzazione? Se qualcuno si diletta di fotografia e ha giocato con un polarizzatore, sapete che è un oggetto che vi cambia un po' come vedete i riflessi. Okay. Questo di fatto significa che trasmettete o vedete solo una parte della luce, e diciamo in che direzione l'onda elettromagnetica della luce si muove. Se abbiamo questi occhiali polarizzati, gli occhiali Polaroid che magari qualcuno si ricorda, e applichiamo queste fluttuazioni, vedremo che abbiamo tutta una serie di onde che oscillano in direzioni differenti. E gli scienziati hanno trovato un modo, cosmologi, per classificare tutte queste barrette che vedete qua in due tipi diversi. Uno, questi modi detti E, che sono come delle figure simmetriche. Se pensate di avere un centro qua, è tutto simmetrico questa roba. E poi i modi B, che non sono simmetrici, come vedete, sono una cosa diversa. E perché ci interessiamo a questa cosa? Perché possiamo vedere, studiando i modi B o i modi E, ma in particolare i modi B, varie cose che guardando solo le differenze di intensità non possiamo vedere, che sono, per esempio, le onde gravitazionali che dovrebbero essere prodotte durante l'inflazione. C'è stato un grande annuncio quest'anno, no? Avete letto su tutti i giornali. Ecco, c'erano anche nell'universo primordiale, erano delle onde un po' diverse, una frequenza diversa, e noi vogliamo misurarle, perché se le misuriamo capiamo cosa è successo durante l'inflazione, cioè qualche miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo dopo il Big Bang. Oppure possiamo capire quando si accendono le prime stelle, altre questioni. Oppure possiamo capire la storia delle formazioni delle galassie. Vi ricordate la misura di Eddington, no? Che dove vediamo la luce che si deflette? Possiamo vedere la stessa cosa pensando alla luce della radiazione di fondo, con tutte le galassie in mezzo, quello che chiamiamo lenti gravitazionali. È la stessa cosa che avevano pensato nel 1919. Qua ne vedete un effetto, diciamo, in luce visibile, con una grossa galassia, e questa è l'immagine di una galassia dietro che da questa galassia cicciona, questa roba. Quindi delle questioni nuove, e tendenzialmente, se vi ricordate quella curva fantastica con le oscillazioni e tutto quanto, possiamo fare la stessa cosa per questi modi E, modi B, e mettere dei punti sulla curva e distinguere in particolare i modi B, questi neri, che vengono dall'inflazione, che hanno una forma fatta così, non ne sappiamo l'ampiezza perché non sappiamo niente dell'inflazione, noi cerchiamo alla cieca queste cose. A piccole scale, insomma, in altre zone di cielo, noi cerchiamo di misurare questi modi B che vengono dalle lenti gravitazionali. E poi qui, questa curva rossa, soprattutto qui, in questa zona, capiamo gli effetti della formazione delle stelle. Quindi in base a dove guardiamo, capiamo cosa è. Nel 2014 ci sono state le prime misure di questi modi a cui io un po' ho partecipato, questo esperimento qua che ha misurato gli effetti delle lenti gravitazionali per la prima volta, e poi un grande annuncio di questo esperimento che disse: noi abbiamo trovato le onde gravitazionali del Big Bang. Grande conferenza stampa ad Harvard, professori,
premio Nobel assicurato, ma, come ho detto prima, misura capire da dove vengono queste cose è complicatissimo. Qua vabbè, avete forse una delle poche volte in cui una grande scoperta scientifica è uscita anche sui giornali italiani. Prima delle onde gravitazionali. Però pochi anni, insomma, poco dopo, grazie alle misure del satellite Planck, che dicevo, osserva il cielo in tante frequenze, siamo riusciti a capire che quella roba che loro vedevano non era altro che un effetto della nostra galassia, quelle cose che abbiamo dovuto togliere per misurare le fluttuazioni, che non avevano tenuto in conto e non sapevamo fosse così grande. Quindi l'universo ci stupisce sempre. La nostra conoscenza è sempre indietro rispetto a quello che la natura ci offre da guardare. E quindi quella misura non ci dice niente sulle onde gravitazionali, ma ci dice un sacco di cose su come è fatta l'emissione della nostra galassia, che prima lo sapevamo. Quindi, diciamo, un big crash perché hanno fatto un po'. Hanno dimenticato di essere qui, insomma. Quindi, in conclusione, allo stato attuale delle cose, le domande che cerchiamo di porci per conoscere l'universo sono tante, sono molte. E ci stiamo muovendo da una dimensione della scienza fatta da grandi menti, Newton, Einstein, Galileo, Maxwell, a una dimensione scientifica dove dobbiamo unire le forze per cercare di fare queste misure. Sono troppo complicate, da soli non ce la si fa. E queste sono per esempio una lista di esperimenti che misurano questa polarizzazione, piccoli team di persone che stanno crescendo sempre di più e ben presto arriveranno, se volete, alle dimensioni dei grandi gruppi di ricerca del CERN, dove lavorano migliaia di persone per fare una misura. E l'ultima cosa che vi dico è che queste misure, che poi si sono rivelate false, hanno riacceso però un interesse enorme su queste questioni. E allo stato attuale stiamo costruendo un esperimento con colleghi americani principalmente, chiamato l'Osservatorio di Simons, da un signore molto ricco in America che ha deciso di regalarci $60 milioni per fare queste cose, in Cile, in uno dei posti migliori per osservare il cielo, a 5.300 metri di altitudine, in mezzo a un deserto, il deserto di Atacama, il luogo più secco della Terra. Uno dei posti migliori perché il cielo ci disturba poco, è molto secco, e riusciamo a vedere il cielo, diciamo, terso sempre. E qua avete uno zoom di questi nuovi telescopi che stiamo costruendo, in particolare questi qua, tra l'altro, per riprendere un po' anche l'idea di Eugenio, la scienza senza barriere, sono stati fatti a Lecco, li hanno costruiti qua, li hanno spediti in Cina, quindi la necessità di tenere aperto queste cose. E concludo qui, vi ringrazio per l'attenzione.